5 strutture turistiche su 6 non sono a norma, emerge dai controlli effettuati dai carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza sulle coste Tirrenica e Ionica. In arrivo oltre 224.000 euro per la videosorveglianza di alcune aree del Cosenza, ad iniziare dal MAB, i fondi stanziati dal Ministero. In Calabria la crescita è del 3% più bassa rispetto alle altre regioni, incoraggiante il trend sull'occupazione, più contratti a tempo indeterminato, il turismo e il volano. Dopo l'incontro tra il sindaco e i dirigenti dell'ANAS sono emerse delle novità, e cioè l'impegno dell'ente di accelerare per ripristinare il ponte crollato. Adesso Longobucco aspetta. Confindustria spinge per rivitalizzare i borghi nella provincia di Cosenza, stanziati dei fondi per finanziare le nuove attività commerciali. Gli studenti del liceo scientifico di Cariati hanno lanciato una sonda spaziale nella stratosfera per raccogliere dati sui fenomeni cosmici. Viali ha scelto l'Ascoli, è stato lo stesso tecnico a comunicare la decisione presa al presidente del Cosenza Guarascio. A nulla sono valsi i tentativi per farlo rimanere sulla panchina dei Silani. Bentrovati, nuova edizione del nostro giornale che apriamo con la cronaca, con le verifiche alle strutture turistiche del Cosentino da parte dei carabinieri del Comando Provinciale insieme alla Guardia Costiera nell'ambito di una collaborazione interistituzionale. 5 strutture turistiche su 6 del Cosentino sono risultate non in regola nell'ambito di una serie di verifiche finalizzate al rispetto di normative sul lavoro, ambiente, igiene e sicurezza dei prodotti agroalimentari, nonché delle concessioni demaniali. I controlli sono stati effettuati dai carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza a Paola, Scalea e Schiavonea nell'ambito di una collaborazione interistituzionale con le capitanerie di Porto di Corigliano, Cetraro e Maratea, e con il supporto dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cosenza, del Nucleo Antisofisticazione, del Reparto Tutela Agroalimentare di Messina e dei Carabinieri Forestali del Gruppo di Cosenza. Le violazioni contestate sono in materia di arbitraria e abusiva occupazione di area demaniale marittima, difformità strutturali esterne rispetto alle concessioni, impiego di lavoratori irregolari, carenze igienico-sanitarie e strutturali e frode aggravata nell'esercizio del commercio, oltre a illeciti amministrativi e tanto altro. Una delle strutture controllate è stata sottoposta a sequestro penale, altre 3 sono state sospese per violazioni in materia di concessioni demaniali e per l'impiego di 7 lavoratori irregolari. Sono stati inoltre chiusi 3 depositi di derrate alimentari, sequestrati 90 kg circa di prodotti ittici di vario tipo non tracciabili, circa 100 bottiglie di vino e acqua di qualità di origine differente da quanto riportato in etichetta ed elevate sanzioni amministrative per un totale complessivo di 70.000 euro. E ad Amantea invece la stagione turistica comincia con un divieto di balneazione. Divieto di balneazione in un tratto di mare ad Amantea lo ha deciso il sindaco. L'ordinanza è stata emessa in maniera cautelativa perché stranamente dopo un certo periodo di tempo in cui non è successo categoricamente niente, all'improvviso c'è stato uno sversamento ovviamente dubbio, probabilmente uno sversamento di una certa portata, per cui mi sono sentito in dovere, anche e soprattutto in onore al mio essere medico, di vietare la balneazione in maniera cautelativa nell'attesa dell'espletamento delle analisi di laboratorio su campioni di mare che ho già disposto e che sono in corso. I video sui social nella domenica d'inizio stagione balneare hanno destato preoccupazione, necessario l'avvio dei controlli. Un procurato allarme, come si sta verificando, soprattutto se si dovessero verificare la non sussistenza delle preoccupazioni, finisce col determinare un danno non solo alla città, ma agli operatori economici che vivono di questa attività, tenuto conto del periodo e della vocazione turistica della città. Sotto stretta osservazione l'impianto fognario, oggi al via i lavori che saranno completati tra 2 settimane, intervento di 1 milione di euro non risolutivo. Tutto il sistema fognario da Amantea, è da un anno che io lo vado predicando, è una condizione estremamente critica, tant'è che oggi sono partiti i lavori per l'efficientamento del sistema fognario e verranno sostituite tutte le pompe delle stazioni di sollevamento di Amantea
tenendo presente che la fognatura davantea, unitamente a quella di Belmonte e a quella di Nocera, colletta in un unico depuratore che si trova nel territorio di Nocera. Tutto questo lavoro che è partito stamane e che dovrebbe concludersi nell'arco di circa 15-20 giorni migliorerà la situazione, ma non risolverà completamente il problema, perché l'impianto fognario della Mantea e tutto il collettore fognario è intasato da fanghi il cui smaltimento prevede una spesa esorbitante, circa 4 milioni di euro. In arrivo oltre 224.000 euro per la videosorveglianza di alcune aree a Cosenza, ad iniziare dal MAB. Oltre 224.000 euro per la videosorveglianza a Cosenza. Il finanziamento del Ministero dell'Interno servirà a rendere più sicure alcune aree della città, ad iniziare dal MAB. Ad annunciarlo il sindaco Franz Caruso, che esprime soddisfazione per l'importante lavoro portato avanti nella progettazione dell'intervento ritenuto ammissibile di finanziamento. E la notizia arriva proprio all'indomani dell'ennesimo atto di vandalismo perpetrato contro una delle opere del MAB, il Dormiente. E non è la prima volta che le statue vengono danneggiate dai vandali. Per questo il museo all'aperto deve essere adeguatamente tutelato e salvaguardato. Per il sindaco, oltre alla sorveglianza tecnologica adeguata a prevenire qualsiasi atto di inciviltà e barbarie, è necessaria anche una capillare campagna di sensibilizzazione per arginare atteggiamenti di vandalismo che non possono più essere sopportati e tollerati da una comunità complessivamente civile quale quella cosentina. Il sindaco fa sapere inoltre di attendere l'esito di un secondo bando a cui il comune ha partecipato per un finanziamento pari a 350.000 euro, di cui 100.000 euro saranno a carico dell'ente comunale, il cui progetto prevede la videosorveglianza lungo tutto il parco del benessere, che ha già ottenuto parere favorevole dalla prefettura di Cosenza. Lotta agli incendi, maggiori risorse e investimenti dalla regione, che rafforza la tolleranza zero verso i piromani. La Regione Calabria ha varato nei giorni scorsi il piano antincendio boschivo 2023, che ripercorre, implementando gli investimenti dello scorso anno nell'area tecnologica e sugli operai forestali, la strategia della tolleranza zero avviata lo scorso anno e che rientra in un complessivo programma di tutela del territorio predisposto dagli assessori all'agricoltura e alla forestazione Gianluca Gallo e all'ambiente Marcello Minenna, con la previsione di risorse pari a 50 milioni di euro. Abbiamo deciso di proseguire su questo percorso implementando gli investimenti, soprattutto nell'area tecnologica, e facendo affidamento sui nostri operai forestali. Un contributo importante verrà anche quest'anno dai carabinieri forestali e dai vigili del fuoco e dalla protezione civile calabrese. Programmazione che nel 2022 ha dato risultati importanti alla nostra regione. In un'area del Mediterraneo nella quale gli incendi sono cresciuti del 180%, nella nostra regione sono invece diminuiti del 50%, del 60%, in alcune aree anche dell'80%. E non c'è stato nemmeno un ettaro di superficie demaniale boscata che l'anno scorso è andato bruciato. Bisogna naturalmente continuare su questo percorso, fare meglio. I risultati lo scorso anno sono stati raggiunti grazie all'affidamento ai nostri operai forestali, alle associazioni di volontariato, ai cacciatori e a tutti coloro i quali hanno deciso di adottare un pezzo di territorio con soluzioni e situazioni premiali per chi naturalmente in quell'area riusciva ad impedire che si determinassero focolai, ed anche con l'utilizzazione di risorse tecnologiche di primaria importanza, droni che hanno controllato il territorio e hanno scoperto in alcuni casi alcuni scellerati che ancora continuano ad appiccare fuochi in giro per la nostra regione, mettendo a rischio l'enorme patrimonio boschivo che può essere una risorsa importante per il futuro di questa terra. E adesso parliamo di economia. La Calabria cresce, ma meno del resto d'Italia, emerge dal rapporto di Banca Italia. La ripresa è lenta ma costante in Calabria. L'economia regionale fa segnare un più 3%, lo rivela Banca Italia, i dati relativi al 2022. La crescita c'è, ma, sottolineano gli economisti, è minore rispetto al Mezzogiorno e al resto del paese. Luci ed ombre di una terra che fatica ma combatte e recupera sul fronte dell'occupazione. L'occupazione è cresciuta anche lo scorso anno, è cresciuta un po' meno rispetto alla media nazionale,
Rileviamo però che ancora rispetto ai periodi pre-Covid ancora c'è da recuperare, abbiamo da recuperare ancora 10.000 occupati. È un'occupazione che è cresciuta soprattutto anche nella componente a tempo indeterminato. Questo è un aspetto positivo perché registriamo anche una trasformazione di contratti di avviati a tempo determinato trasformati a tempo indeterminato. A dicembre 2022 le famiglie percettrici del reddito di cittadinanza in Calabria erano 74.700, 5.900 i percettori della pensione di cittadinanza, pari al 10% dei nuclei residenti, il doppio della quota nazionale, una situazione in evoluzione viste le proiezioni, secondo Banca Italia, di nuova occupazione. Abbiamo una riduzione delle ore di cassa integrazione, questo è un segno insomma, anche un po' della ripresa dell'attività produttiva. E in termini di prospettive abbiamo condotto anche un approfondimento su quelli che potrebbero essere i maggiori assorbimenti di manodopera conseguente anche alla realizzazione delle opere del PNRR. Abbiamo stimato nei prossimi 3 anni una crescita di circa 4.000 lavoratori. Analisi dei dati sui settori cardine che producono sviluppo in Calabria, alcune inflessioni, altri in crescita. Abbiamo rilevato per quest'anno un andamento poco favorevole del comparto agricolo, dove abbiamo registrato una riduzione del valore aggiunto dell'agricoltura. Abbiamo registrato buoni andamenti del comparto turistico, un comparto turistico che però ancora deve recuperare i livelli del ante-Covid. Parliamo di ZES, il commissario ha parlato di ritardi per quanto riguarda il PNRR e avverte guai a perdere i fondi per Gioia Tauro. Bisogna avviare i lavori entro il 31 dicembre 2023 affinché i fondi che derivano dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non vadano perduti, così il commissario della ZES a margine del protocollo di intesa firmato a Lamezia Terme con un'industria. Oggettivamente c'è un ritardo che deriva dal rispetto della scadenza dei termini del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che vuole che i lavori siano avviati entro il 31 dicembre del 2023. In Calabria sono state finanziate opere per 111 milioni di euro. Fondamentali sono quelle opere per l'infrastrutturazione e l'urbanizzazione delle aree a ridosso del porto di Gioia Tauro, per le quali c'è stata una vicenda che riguarda un contenzioso annoso tra autorità di sistema e Corap, però anche lì si sta cercando di prendere coscienza di quello che è lo stato dell'arte e di trovare una soluzione che permetta la realizzazione dell'opera che è strategica per questa regione, perché è il porto di Gioia Tauro che è strategico per questa regione e deve essere creata ogni condizione possibile per implementare quell'area e far sì che quell'area sia attrattiva per la realizzazione di nuovi investimenti. Le infrastrutture sono la base per attrarre investimenti e anche investitori. Dunque, dice il commissario, guai a perdere l'ennesima occasione di sviluppo per la nostra regione. Qui in maniera assolutamente sinergica bisogna procedere tra commissario di governo, autorità di sistema, regione, comuni coinvolti per determinare il risultato che è la realizzazione dell'opera, qualunque sia il ruolo attribuito a ciascuno di noi. Incontro a Catanzaro tra il sindaco di Longobucco e ANAS per le vicende legate ai lavori sul ponte crollato. La protesta dei cittadini di Longobucco ha riacceso i riflettori sulla vicenda legata al crollo del ponte sul Trionto. Il comune silano è rimasto praticamente isolato dopo l'interruzione della Silamare. Le altre infrastrutture, ad esempio la statale 177, non danno garanzie. Proprio negli ultimi giorni, in contemporanea con alcuni temporali, si sono registrati anche problemi di natura idrogeologica. Nel corso della protesta i cittadini, insieme al sindaco Giovanni Pirillo, avevano sollecitato un incontro fra lo stesso primo cittadino e i tecnici dell'ANAS chiedendo un'accelerazione nei lavori. Le parti sono incontrate ieri ed ANAS è arrivata una rassicurazione circa l'aumento di mezzi e personale proprio per permettere una maggiore efficienza, quindi tempi decisamente migliori. La strada comunque resterà chiusa fino a quando non saranno garantite le condizioni di sicurezza. È emerso infatti che si sta lavorando su 9 piloni che al momento non sarebbero in condizioni adeguate. Lo stesso sindaco al ritorno all'incontro di Catanzaro con ANAS ha incontrato i cittadini per riferire quanto è emerso nel corso del colloquio. È stato deciso poi che qualora non vengano rispettati gli accordi
ovvero il rafforzamento in termini di uomini e mezzi, la protesta proseguirà e lo stesso Pirillo chiederà agli altri sindaci del comprensorio di andare a manifestare sulla strada statale 106. Torniamo ad occuparci dello spopolamento che colpisce la Calabria e soprattutto i piccoli borghi. I borghi in Calabria sono il cuore pulsante di questa terra, soprattutto nelle zone interne, ma proprio in queste aree i dati relativi allo spopolamento continuano a crescere e a divenire sempre più preoccupanti. A contrasto di questo fenomeno dilagante parte l'incentivo Imprese Borghi, che vede protagonista Confindustria Cosenza. Si tratta di un finanziamento destinato a progetti locali di rigenerazione culturale, sociale, attività ricreative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali per rilanciare le economie locali. Ci complimentiamo con i comuni di Morano, di San Demetrio, di Cerisano, che hanno partecipato a un bando PNRR per ottenere finanziamenti da dedicare alle aziende, quindi al lavoro. Cioè, ci fa molto piacere che questi comuni si siano cimentati a procurare attrattività al loro territorio attraverso il lavoro. È la strada che Confindustria indica un po' per tutti i comuni calabresi che purtroppo la deriva demografica, lo sappiamo, è generalizzata in tutta la Calabria, e quindi questi sono i sistemi attraverso il lavoro, la creazione del lavoro, delle imprese, è l'unico sistema che può permettere appunto di recuperare. Dai comuni quindi alle imprese con progetti fino a 150.000 euro e da fondo perduto sino a 75.000 euro. Io crediamo sia l'occasione importante questa di raccontare queste possibilità per chi volesse venire ad investire appunto nei nostri paesi, nei nostri territori. È una bella opportunità di sviluppo, di crescita e soprattutto di rinascita culturale anche nei nostri piccoli borghi. Questo darà sicuramente una svolta anche alla nostra comunità Arbrech, perché noi siamo una comunità Arbrech. Ma oltre a questo abbiamo avuto anche il contributo di circa 700.000 euro, che io da quando sono imprenditore, perché io sono un imprenditore, non mi ricordo che un comune riceve 700.000 euro da destinare alle imprese. Gli studenti del liceo scientifico di Cariati hanno lanciato una sonda spaziale nella stratosfera per raccogliere dati sui fenomeni cosmici. La sonda spaziale vola in alto dallo stadio Tarsitano di Paola è stata appena lanciata agli studenti del liceo scientifico di Cariati, che hanno realizzato il progetto MOCRIS 2. L'operazione porterà la sonda nella stratosfera fino a un'altitudine di 35.000 metri, allo scopo di raccogliere dati che saranno poi oggetto di studio e comparazione. Questa mattina dallo stadio comunale di Paola abbiamo lanciato il progetto MOCRIS 2, una sonda che porterà degli strumenti su in stratosfera fino a 33.000 metri di quota per la misura di raggi cosmici, ozono e UV, oltre a temperatura e pressione, poi due fotocamere che fanno fotografie e video di tutto il percorso di questa sonda. È stato un progetto realizzato nell'ambito del PCTO con ragazzi di quarta e quinta liceo scientifico di Cariati. E i ragazzi sono stati parte attiva in tutte le fasi di questo progetto, sin dall'inizio ad oggi, che è stato il momento del lancio. Adesso andremo a recuperare la sonda dove va a cadere, seguito da un GPS, per cui poi dovremo analizzare tutti i dati che saranno acquisiti durante il volo. Il progetto è stato portato avanti con entusiasmo dai ragazzi di Cariati, coadiuvati dal professor Domenico Liguori, dalla collaborazione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, da docenti Unical e dall'Arpacal. Abbiamo iniziato a studiare questo progetto con la mia classe, la quinta A del liceo, e la classe quarta A del liceo, all'incirca 5-6 mesi fa. Abbiamo iniziato con la teoria di questo progetto, parlando dei principali dettagli, in orte della parte teorica relativa all'esperimento vero e proprio. Per quanto riguarda le emozioni che ha suscitato a me e alla mia classe, sono state molto forti. Infatti abbiamo avuto la possibilità di fare questo fantastico esperimento tutti insieme, molto legati, e inoltre abbiamo avuto la possibilità di legarci alla fisica in un modo molto più semplice rispetto alle lezioni in classe. Il lancio, autorizzato da ENAC, ENAV e dall'Aeronautica Militare, è stato effettuato a Paola per motivi aeronautici, alla presenza delle istituzioni cittadine. E adesso il calcio di Serie B, parliamo di Cosenza. Ieri la notizia della riconferma del direttore sportivo Roberto Gemmi, a 24 ore di distanza il tecnico Viali, questa è l'altra notizia, non proseguirà l'avventura in rossoblù.
L'estate del Cosenza e William Viali si separano. L'allenatore di Vaprio Dadda ha preferito il bianco-nero di Ascoli al rosso-blu del Cosenza, sciogliendo le riserve a 14 giorni di distanza dall'atto finale della stagione. Dopo la firma di Roberto Gemmi, si si aspettava la conferma del tecnico che ha sostituito Davide Dionigi, guidando il Cosenza fino alla vittoriosa doppia finale play-out. E invece l'ex calciatore del Lecce e della Fiorentina ha deciso di non proseguire l'avventura dalle parti del Marulla, non offrendo la possibilità di aprire una trattativa con la dirigenza rossoblu. Già nella conferenza stampa indetta all'indomani del ritorno da Brescia, il tecnico aveva lanciato qualche messaggio subliminale facendo riferimento alla volontà familiare da tenere in considerazione al momento di scegliere la nuova panchina. Frasi di circostanza, forse, di chi aveva già deciso di cambiare aria. Adesso toccherà al Cosenza scegliere e scegliere bene. I tecnici non mancano, emergenti, esperti, giovani o meno giovani. Il nome più in voga è quello di Luca D'Angelo, vecchio pallino della dirigenza dai tempi in cui guidava la Casertana e guarda caso ex compagno di viaggio di Roberto Gemmi nel Pisa. Poi c'è Aimo Diana, fresco di promozione della Reggiana, che però lo ha lasciato a terra. Le prossime 48-72 ore saranno intense e decisive. Poi si penserà alla squadra, ai rinnovi e agli innesti da fare per costruire un Cosenza in grado di raggiungere i propri obiettivi senza i soliti patemi. Ed è davvero tutto, grazie come sempre per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.